dell'autonomia differenziata si parla da mesi, polemiche, critiche. Ci puoi spiegare realmente che cosa contiene la riforma? Ma vede, una riforma che è partita in una maniera proprio per dare il calcio d'inizio della partita. Lunga la partita si sono aggiunti anche altri giocatori, in primis tanti governatori e tante regioni, ciascuno ha portato il proprio contributo, legittimamente anche gli interessi della parte del paese che rappresentavano, e insieme abbiamo costruito per me un testo equilibrato. E non a caso tutte le volte che da 2 mesi a questa parte dico, al di là delle posizioni ideologiche o delle accuse e degli attacchi rispetto a presunte fratture del paese o riforme che favoriscono una parte a favore dell'altra, chiedo, mi dite l'articolo, il comma, la riga dove è citato quello che voi state dicendomi. Da 2 mesi faccio domande e non ho mai ricevuto una risposta. Non posso non rispondere perché non c'è questa parte. Sul tema dei livelli essenziali delle prestazioni, i governatori, in particolare quelli del Sud, sono molto scettici e critici. Lei che cosa dice? Che da 22 anni qualcuno ha messo in Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni, e non solo quelli riferibili a diritti civili e sociali ancorate alle nuove forme di autonomia che possono essere trasferite alle regioni. Questi diritti civili e sociali devono essere parametrati anche rispetto a quelle funzioni che vengono erogate da parte dello Stato. Non si capisce perché il cittadino sa quante tasse, le varie aliquote debba pagare, e nessuno abbia messo mai in chiaro che servizi invece lo Stato, le regioni e i comuni devono erogare. Io questa scommessa l'ho presa, voglio definire questi diritti e principi che sono insiti nella Costituzione e avere la certezza che su tutto il territorio questi diritti vengano garantiti. Spacca Italia, Calderoli brutto e cattivo, lei che cosa replica a chi dice che, essendo leghista, essendo del nord, insomma non guarda con attenzione il Mezzogiorno d'Italia? Allora, brutto sì, e non c'è bisogno che nessuno me lo dica perché mi rendo conto tutti i giorni davanti allo specchio. Cattivo non mi sento di esserlo, ho scritto la riforma guardandola più dal Mezzogiorno d'Italia che dal nord del paese, e ho avuto anche il pregio di essermi portati dietro Zaia, Fontana, piuttosto che Cirio, Toti o altri che partivano da posizioni molto più intransigenti, e ho fatto loro capire che o il paese corre tutto o non corre nessuno.